L'anarchismo veneto è un fenomeno tardo rispetto all'evoluzione che il movimento ha in altri centri italiani tra il 1527 e il 1530. Lorenzo Lotto esprime i caratteri di una realtà eccentrica e drammatica. Nella Deposizione di Jesi, la composizione si articola per gruppi, riprendendo in parte l'analogo soggetto raffaellesco della Galleria Borghese. Qui Raffaello riesce a squilibrare la statica di alcune figure, imponendo il gioco di una tensione che le fa retrocedere verso il piano del fondo. Lotto mira invece ad un'orchestrazione unitaria, capace di esprimere col movimento delle parti il senso di un'azione spazialmente più equilibrata. Particolare rilevanza assume la luce, che sottolinea l'intensità delle emozioni, il valore simbolico di alcuni gesti o semplici particolari di realtà descritti senza enfasi, per quel che sono, nella loro cruda semplicità. La stessa vena lirica attraversa il paesaggio del fondo, un luogo brullo, arido, animato dal dramma concitato della crocifissione. Nella Visitazione, Lotto acuisce la realtà dei volti, li astrae in una dimensione attonita, comunque fuori dalla storia. Solo la presenza di oggetti quotidiani narra lo scorrere di un'esistenza minore, uguale a tante altre. Assumono in questo senso il significato di una vera e propria testimonianza esistenziale, legandosi alla realtà dei personaggi. Gli oggetti assumeranno lo stesso valore in altre opere, come nell'Annunciazione di Jesi. La luce rischiara l'episodio vivo e patetico immerso nella quiete familiare, un ambiente che verrà improvvisamente turbato dalla venuta dell'angelo e dal suo gesto teso verso il Padre Eterno. La luce attraversa il profilo dei corpi e dei volumi, permettendo così l'osservazione di minimi particolari simbolici come la clessidra, allegoria del tempo, o le povere vesti appese in un angolo. Nell'Annunciazione di Recanati, Lotto riesce a circoscrivere i violenti effetti che la luce ha sulla forma. Linee che si sommano, che si restringono, segnano il grado estremo della tensione manierista nei corpi sollevati da terra o sul volto stupito e sgomento della Vergine. La luce si flette nel contrasto del rosso che emerge dall'oscurità. La predisposizione del manierismo di Lorenzo Lotto per l'effetto estroso, bizzarro, è evidente anche in alcuni ritratti come Il giovane che legge. Il volto malinconico si stacca dalla generale scurezza del fondo, con un insieme di particolari che per la loro precisione sono da considerarsi delle vere e proprie nature morte. Il personaggio è immediato,
non viene rappresentato ma colto, come in un'istantanea, in una pausa dell'azione. Nella Santa Lucia in giudizio, Lotto riprende i toni freddi e brillanti di Tiziano, così come gli sprazzi di luce che animano il volto della santa o accendono con effetti metallici i colori delle vesti dei cavalieri che si muovono su direttive azzardate e precarie secondo un ritmo instabile che troveremo in altri particolari. Nella parte inferiore del dipinto corre una fascia di piccole scene che descrivono come fotogrammi gli avvenimenti precedenti il martirio. Tutto si svolge in uno spazio pubblico e aperto. Le figure degli astanti e degli animali, vere e proprie apparizioni metafisiche, si muovono lungo il perimetro di un'architettura classica. Lotto riesce, nella pala di Sant'Antonino, a scandire il ritmo di una sequenza in orizzontale. Superiormente costruisce il gruppo del santo ispirato dagli angeli. Egli controlla l'operato dei diaconi sottostanti, quello di destra che riceve le suppliche e quello di sinistra distribuisce le elemosine. L'azione apparentemente statica si bilancia con il tumulto di una folla in attesa della grazia. L'ordito geometrico di un tappeto sottolinea il valore di alcuni oggetti. Volti raffaelleschi stabiliscono nel loro silenzio relazioni d'affinità misteriose con il gruppo delle donne più anziane. Anche l'Assunta di Tiziano è una composizione ordinata per gruppi sovrapposti di figure. Alla mancanza di un preciso ordinamento prospettico supplisce il rapporto unitario tra luce e colore, dal contrasto delle vesti alla gloria di Dio, coinvolgendo tutte le altre figure dei putti che sorreggono con un andamento concentrico il tripudio della Vergine. Inferiormente si accalcano in una ressa pesante e drammatica monumentali apostoli, vere parafrasi dello spirito michelangiolesco. Nella pala Pesaro Tiziano sposta il tradizionale impianto centrale della Vergine, ponendola in un grandioso inquadramento architettonico, mentre al centro San Pietro legge tra le colonne classiche. Si volge verso di lui Jacopo Pesaro con la famiglia. Volti immobili sono bilanciati dallo scarto di un viso che, in qualità di testimone manierista, guarda al di là del tempo, verso l'osservatore. Altre figure indietreggiano,
come un alfiere con la bandiera di Alessandro VI. Tiziano, nella Venere di Urbino, anticipa i caratteri della sensibilità manierista nell'andamento sinuoso della linea, che definisce corpi e scene di vita minore, rischierati dal taglio della luce frontale. Dello Spirito Santo, la visione classica di Tiziano viene sconvolta dalla maniera di Michelangelo e Giulio Romano. Anatomie con vistosi contrapposti dinamici vengono accentuate dal tono di una luce livida e fredda che riesce a deformare e sgretolare i corpi. Ogni figura, ogni volto tende a scardinare il tradizionale ordine classico per volgersi, fuori dal proprio asse, in direzioni opposte. Linee mai fisse descrivono con un andamento incerto il profilo degli apostoli, corpi che cercano un possibile scatto in avanti per uscire dalla generale scurezza del fondo. Una serie di autoritratti descrivono la fisionomia dell'artista con tratti nervosi che si volge verso l'osservatore negando la statica immobile del ritratto classico. Tipologie che tradiscono lo stato di una crescente inquietudine interiore. Nel Miracolo di San Marco, Tintoretto riprende il disegno di Michelangelo e il colorito di Tiziano, coniugandoli con gli elementi della maniera tosco-romana ed emiliana. Ne deriva la particolare complementarietà del moto e della luce in uno stato di reciproca sollecitazione. Il crescente manierismo esaspera l'anatomia delle figure, come il corpo riverso a terra dello schiavo. La concitazione drammatica della scena è affidata al gioco delle luci che moltiplicano i contrasti. Lo spazio è articolato da un'architettura di figure, dal suggeritore manierista tra le colonne, al carnefice che mostra gli strumenti del martirio, al cavaliere di Provenza, in bilico, quasi sospeso, sullo scambio. Nella Crocifissione, Tintoretto spegne il colore in tonalità più basse e terrose, per meglio far risaltare l'andamento veloce di una luce che sgretola il profilo dei corpi disarticolati. Figure riverse a terra esprimono tutta la tragicità dell'avvenimento. Corpi racchiusi sono definiti da cangiantismi, mentre la luce delinea appena la folla in lontananza. I gruppi ai lati della croce si volgono di spalle, si addossano l'uno sull'altro, sottolineati da una luce che taglia su più piani le vesti e i corpi. Lateralmente, la scena è quella del teatro manierista con figure in tensione o appena sospese nello spazio. Questo dinamismo si contrappone alla staticità dei personaggi che osservano distaccati l'avvenimento. In lontananza, la folla di luce dirada, assommandosi alle architetture orientali del fondo. Figure definite come essenzialità vengono rese con tratti veloci, successivi,
mentre un cavaliere vincitore apre sulla sinistra indicando l'avvenimento. Nel battesimo di Cristo, i toni visionari di Tintoretto superano il formalismo classico in vista di effetti onirici e irreali, come la luce che batte sul corpo del Cristo, o come le figure oltre le rive del Giordano. Improvvisazioni luminose in uno spazio notturno che Tintoretto non vuole definire. Maggior concretezza hanno le michelangelesche figure quinte che, affacciandosi, concentrano l'attenzione sull'avvenimento luminoso del battesimo. Nel serpente di bronzo, Tintoretto costruisce la scena con una struttura piramidale di corpi. Il serpente di bronzo dalla testa di pesce rimanda al biblico Mosè che addita la croce, volgendosi al turbine degli angeli, mentre nella parte inferiore, corpi grandiosi e michelangeleschi si intrecciano con i serpenti su un dirupo scosceso. Le articolazioni difficili dei corpi lasciano intravedere la piena assimilazione dei modi costruttivi del manierismo. L'ispirazione mistica di alcuni personaggi di El Greco esprime un metafisico senso di separazione dal mondo. Il San Francesco ha colori lividi, freddi e metallici, che negano l'armonia del tono rinascimentale, preludendo a sintomatici aspetti dell'arte moderna. La crocifissione di Veronese si costruisce come una narrazione continua, ove si concretizza l'idea di uno spazio manierista, articolato in scene con prospettive multiple e isolate, che comunque convergono nell'avvenimento drammatico della morte. I gruppi di figure sono espansi, aperti in gesti quasi teatrali, ad esprimere lo sgomento e il terrore. L'apertura di gesti estremi porta allo svelamento di particolari, come la tragica comparsa del sepolcro aperto. Una prospettiva aerea e dinamica definisce le apparizioni luminose dei gruppi di donne. La presenza di un borgo vivo e reale viene indicata dalla figura di un cavaliere vincitore, doppio soggetto, ambiguo, posto tra l'arte e la vita, tra la finzione del quadro e la realtà del mondo. Il manierismo veneto tende ad acuire con contrasti di luce il senso di uno spazio mobile entro il quale è inserita la figura. Veronese, nell'Annunciazione, fa corrispondere all'apertura delle braccia lo spaccato di un'architettura classica. Egli tende a scomporre l'unità della figura con una luce che incide e taglia il corpo posto in posizione volutamente antistatica.
Questo procedimento caratterizzerà altre opere come l'Assunzione, in cui si formalizza il momento della caduta negli angeli che aprono visivamente alla gloria della Madonna. La caduta sospende in una dimensione antigravitazionale i corpi, li articola e li flette in una serie di movimenti convergenti. Sotto, figure michelangiolesche trovano spazio tra le architetture classiche, muovendosi con un'intensità drammatica che infrange ogni idea di simmetria. La forma si frantuma là dove cade il taglio di una luce bianca, che fa assumere toni metallici alle vesti e ai corpi che con enfasi cercano di trovare un movimento nello spazio circostante. Veronese, nell'affresco della nobile Giustiniani e della sua nutrice in un finto loggiato, inserisce ed evolve i caratteri della finzione nel connubio della figura con l'architettura. Jacopo Bassano affronta invece i temi di una verità di natura semplice. Nella fuga in Egitto, ogni particolare definisce la verità essenziale di un campo d'azione umano. Volti silenziosi e attoniti precorrono già un caratteristico spirito della maniera. Nel Buon Samaritano si intravede l'assimilazione del manierismo nella posizione disarticolata del cavaliere o del cavallo. Ancora una volta la luce sensibilizza la forma in infiniti tratti che emergono per contrasto dal fondo scuro. Tangentismi, sollecitazioni di più colori, accompagnano forme michelangiolesche o che in parte ricordano la lezione di Leonardo nell'assimilazione atmosferica della figura nello spazio circostante. Nella Santa Caterina e i Martiri di Alessandria, l'influenza del manierismo emiliano, come del parmigianino in particolare, crea composizioni monumentali, con figure che si accalcano e si spingono attorno alla santa. Corpi che emergono con forza, si tendono, si confondono, segnano le direttrici di un movimento nello spazio. Arditi scorci catapultano le figure dal loro asse prospettico, capovolgendole, disarticolandole spazialmente. L'eccitazione manierista viene superata da Bassano nel San Giovanni Battista, esprimendo una visione di realtà più meditativa e attenta, portando in primo piano il dinamico sommarsi delle linee del corpo, quasi contadinesco, del santo. Anche nell'architettura, come nella facciata di San Giorgio Maggiore a Venezia,
ritroveremo quegli elementi dinamici che visualizzano la sostituzione di equilibri e della fuga manierista.